La mostra di oggi certamente rappresenta oltre 1.000 anni di storia. Aver oggi l'opportunità di poter riraccontare con questa mostra Thesaurus fino al 30 settembre per noi rappresenta un grandissimo motivo di orgoglio. Ringraziamo tutte le istituzioni, tutti coloro i quali hanno voluto con noi collaborare affinché oggi potessimo inaugurare questa mostra. Una mostra che rappresenta certamente non soltanto un motivo di orgoglio, ma un'opportunità per dimostrare ancora una volta come la Fondazione Federico II non soltanto riesce ad autosostenersi, ma a poter generare dei profitti da poter reinvestire sempre all'interno della nostra fondazione. Quindi chi parla della cultura e intende la cultura come una questione, diciamo, di secondo piano si sbaglia fortemente e noi certamente riusciremo a darne ampia dimostrazione. Questa mostra è per Palermo, per i siciliani, ma per la centinaia di turisti che dai loro molteplici punti di vista, anche culturali, potranno fruire di una pagina di storia importantissima. Più di 9 secoli è ancora un interesse fortissimo da parte di studiosi, di visitatori, che vedono nel palazzo un emblema di una civiltà che ha saputo tenere insieme in chiave di dialogo, il pluralismo linguistico e religioso, pur tenendo ferma anche la fede cristiana. Un valore inestimabile proprio per questo patrimonio dell'umanità e questi reperti rappresentano per noi finalmente fruibili da tutti e non solo da pochi, come l'emblema della custodia di quella storia che ha fatto grande non solo la Sicilia e il Palazzo, ma anche l'Italia e il mondo. Che è rappresentato da reperti che hanno emblemi nordici, tipici dell'Inghilterra, per esempio, ma le ritroviamo qui come se fossero coevi e originati proprio da un punto di vista siciliano. Una conca in particolare battesimale importantissima, la cui gemella si trova a New York, al Metropolitan Museum, dove troverete queste teste caratteristiche, una croce bizantina, una commistione, un dialogo che è traslato anche in chiave contemporanea, perché se è vero che questi valori hanno una grande attualità ancora oggi, lo testimonia l'UNESCO, il Ministero dei Beni Culturali, noi, è pure vero che bisognava capire se l'arte è ancora attenta a questo elemento, queste idee generative. E allora, a fine percorso, troverete due opere di un esponente della transavanguardia, Mimmo Paladino, che per l'appunto segna il dopo Ruggero, ancora oggi con Federico II e due stupor mundi fantastici. Un lavoro eccezionale, operato anche col Dipartimento di Architettura, che ci farà vivere e percepire il soffitto Lignea Mucarnas in maniera eccezionale, come non abbiamo mai visto. L'idea nasce quando io ho mosso i primi passi dentro il palazzo, agognavo una mostra che per me era insperata, esattamente Thesaurus. Il nome è stato deciso insieme non solo perché si tratta di un tesoro, ma perché il tesoro nell'etimologia significa anche qualcosa di segreto, noto a pochi. E noi in questi anni abbiamo voluto rendere sempre più fruibile il palazzo per le mille prospettive culturali, di civiltà, linguistiche, che ha saputo far permanere 9 secoli, in più di 9 secoli. Questa mostra nasce da una volontà forte anche del FEC, del Ministero dell'Interno, e quindi lo sforzo di una mostra non mordi e fuggi, non commerciale, che nasce da un'idea progettuale precisa, non è soltanto l'allestimento, per quanto sarebbe stato ugualmente pregevole, della gran parte del tesoro della Cappella Palatina, ma anche di elementi, di reperti, dialoganti che prima erano appartenuti al palazzo e che comunque oggi testimoniano quel dialogo tra bizantini, greci, latini, ebrei. Ricordatevi che Palermo a un certo punto viene paragonato alla Gerusalemme per la capacità spirituale che Ruggero II porta in un regno che è pacificato e l'emblema di questa pacificazione è proprio, come dice un grande studioso che ha lavorato con noi al catalogo, insieme ad altri professori universitari italiani, ma anche di San Diego, della California, un
un catalogo che racconterà in 400 pagine un percorso del tempo, fuori dal tempo, proprio perché sono valori, eredità culturale ancora attuale. Mimmo Paladino ce lo racconta con due opere. In cui appunto sono stato ministero dell'interno e quindi nasce la mostra da una sinergia importantissima in periferia. Non so come concludere i lavori della commissione, pertanto sia nel discorso culturale, che sembra allo più talvolta messo da parte, non da noi, ma soprattutto c'è una programmazione tale che rende sempre più vivo il nostro palazzo, una programmazione che ha permesso alla nostra fondazione, anche dopo la fase emergenziale, quindi mi riferisco agli anni del Covid, anni tremendi per tutti noi, di poterci rialzare con le nostre forze. Thank you.
intanto. Grazie molto.